Accampati in tende roulotte, in migliaia sparsi in bivacchi spontanei, a bere, mangiare, sballarsi, ridere, strombazzare, rumori assordanti. Come assordante il rumore delle moto da corsa, una passione che li accomuna e li ha fatti riunire al Mugello in occasione del Moto Mondiale del 2019. È su questo evento eccezionale che la giovanissima regista toscana Marta Innocenti ha realizzato il documentario dal titolo L'assedio. Film prodotto da Equivisivi e sostenuto da Toscana Film Commission per Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema, che sarà proiettato in anteprima assoluta sabato 27 novembre al Cinema La Compagnia di Firenze nel programma del 62esimo Festival dei Popoli. Un dietro le quinte nella campagna che circonda il circuito dell'autodromo del Mugello in attesa di un evento sportivo che sembra essere un pretesto per riunirsi e vivere una sorta di rito collettivo trasgressivo e senza regole. Nasco e cresco nel Mugello e per 23 anni ho visto questo rituale prendere vita ogni anno per questi due giorni. Ad un certo punto, tra i racconti sempre molto contraddittori tra chi viveva il fuori e quindi tutto l'aspetto problematico degli ospedali, di quello che accadeva, insomma, in questi racconti super problematici, e chi si divertiva nelle notti più divertenti della sua vita, diciamo che nel mezzo a questi due poli mi sono chiesta effettivamente che cosa fosse questo rituale e mi è venuto in mente di raccontarlo dentro un film. Era molto interessante riuscire a raccontare queste due facce della stessa medaglia in un modo quasi sperimentale, nel senso raccontandolo attraverso il viaggio umano di queste persone, senza dover per forza dare un giudizio a uno dei due mondi, ma mostrando a chi lo conosce e a chi non lo conosce entrambe le facce. Il documentario L'assedio potrebbe essere anche definito un'istantanea dei grandi eventi sportivi pre-Covid, essendo stato girato a pochi mesi dal diffondersi dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Noi l'abbiamo girato nell'ultimo anno in cui c'è stato, il 2019, e avremmo dovuto girarlo anche nel 2020 come ultimo anno, ma ovviamente non lo abbiamo mai potuto vedere quell'anno lì, quindi sì, abbiamo le riprese dell'ultimo anno in cui le persone si sono ritrovate tutte insieme in 100.000 là dentro, ed è una grande bella fotografia di tra ospedali, cioè questo momento in cui c'è tutta la parte nell'ospedale in cui ci sono i medici senza mascherine, quindi anche la parte dell'ospedale fa abbastanza impressione, però sì, è una grande fotografia degli ultimi periodi prima di tutto questo. Il documentario di Marta Innocenti, partendo dal Moto Mondiale del Mugello, fa riflettere lo spettatore su quanto sia importante la socializzazione e quanto manchi a tutti noi oggi poter scoprire meglio se stessi grazie al confronto con gli altri. Manca molto, perché c'è anche il lavoro che abbiamo fatto noi nel film, cioè era effettivamente una scoperta, una ricerca di cosa vuol dire stare insieme. Cioè è un grande viaggio all'interno della domanda: stare insieme serve.